Sono molto... Già, innanzitutto ciao a tutti amici di Giulia di Ferro Team. Come potete vedere, in questo momento sono molto molto sbregata, ma perché sono... cioè è pomeriggio dopo pranzo, quindi io ho appena mangiato, sono un attimo pienissima, c'è la sedia che sta andando giù, sempre più giù, sempre più giù, e con questa intro un po' particolare, appunto. Non so se vi ricorda qualcosa, per chi c'è già stato, perché magari era nell'anno per andarci e non c'è più andato. Volevo appunto parlare con voi di un argomento un po', diciamo, più particolare. Puntiamo bene sta luce, che comunque non mi arriva in faccia. Ok. Devo parlare di un argomento particolare, la discoteca. Non solo la discoteca, volevo parlare ma più in generale di quest'estate, della scorsa estate, estate 2020. Così volevo fare una chiacchierata con voi parlando proprio di questo. Io ho 20 anni, quest'estate ne avevo 19, l'anno prima ne avevo 18, quindi diciamo che io le mie estati, bene o male in discoteca e tutto quanto, vabbè, voi sapete comunque io ci ho lavorato anche per molto tempo, sto con una persona che ci lavora in maniera fissa e tutto quanto, però cosa volevo dirvi? Io mi sto sempre di più rendendo conto che è quasi, anzi, è già quasi, no, è quasi un anno in cui noi siamo chiusi, cioè non abbiamo la possibilità di... Però quest'estate io qua, come potete vedere, ho il mio telefono perché sto guardando le mie vecchie storie di Instagram, le sto proprio facendo scorrere dal primo giugno, sto andando avanti, me le sto proprio facendo scorrere sotto gli occhi, così. Me li sta facendo scorrere, ma il fatto che avevo delle unghie terribili, perché avevo le unghie trasparenti, quindi si vedeva tutta l'unghietta mezza morta sotto. Ho visto le amicizie che mi sono fatte, le amicizie che sono durate solo un'estate, la mia pancetta estiva, quanto ero abbronzata, perché l'anno scorso, ragazzi, siamo arrivati all'estate che eravamo già tutti abbronzati. Cioè, non so se ci rendiamo conto che noi siamo arrivati all'estate che eravamo già abbronzati. Ma oltre a questo, tutto il fattore di... cioè, io sto vedendo che bene o male sì, c'era l'aperitivo, c'era la spiaggia, si mangiava fuori e sembrava come se fossimo tornati a questa parvenza, cioè io non giuro, sto guardando in questo momento le mie storie di Instagram, sembrava come se fossimo tornati a una parvenza di normalità. Poi ho iniziato a guardarle appunto proprio dall'inizio del 2020. Visto l'inizio del 2020 c'era una vita normale, si andava fuori alla sera, c'era un sacco di gente, assembramenti, di tutto, ve lo giuro, ho visto di tutto, no, una cosa incredibile, veramente, cioè io ho visto l'inizio del 2020 che non c'era ancora questa pandemia in corso, dove andavamo in discoteca, avevo fatto pure il capodanno fuori, quindi pensate quanta gente c'era, lavoravo ancora in discoteca e tutto quanto. E poi ho visto, poi andando avanti con le storie, ho visto storie a casa, storie chiuse in casa e tutto così. Io l'ho vissuta anche un po' meno dolorosa perché io ho i miei genitori che sono separati, quindi ho, fortunatamente, ho avuto la fortuna di aver cambiato la casa durante il lockdown, per appunto devo stare un po' da uno e un po' dall'altro. E raggiungo, cioè è stato veramente triste vedere questo slash, ma poi anche mi ricordo tutte le sensazioni che sono tutti in casa, che non potevo uscire. Mi ricordo che in casa io ho avuto la fortuna, vi ripeto, di essere stata a casa di mio papà
anche da mia mamma, quindi cambiavo, ma non so sicurati che se no io sarei impazzita. Poi ho fatto, dopo ho finito il lockdown, vero e proprio, ho fatto nuove amicizie, sono uscita con persone nuove, ho fatto un sacco di cose. E ho incontrato alla fine, verso la fine dell'estate, la mia vita. Quasi un anno, sia insieme alla fine. Ma questa situazione mi ha... Cioè non te ne rendi ancora conto, perché adesso sembra che stia migliorando, sembra che tutto stia aprendo. Però se ci pensate in confronto a quest'estate, io sto guardando ora, io in questo momento qui ho tutte le storie mie. Se ci pensate, se stiamo riaprendo, stiamo facendo questo, stiamo facendo quello, ma non è proprio vero, perché mi ricordo che quest'estate uscivo e ci sembrava vita normale. E secondo me è proprio per questo che alla fine la situazione al mondo è peggiorata, perché abbiamo fatto vita normale quando ancora non la si poteva fare. Mi bacio con le mie amiche, vado a dormire a casa di amici. Questo lockdown alla fine ci ha un po' cambiato tutti, ma da un punto anche positivo, perché stiamo imparando ad avere più valori nella vita, questo sicuro, ma stiamo anche capendo che bisogna essere attenti e tutto quanto. Però sì, quello che volevo parlarvi non è solo di questa cosa, dopo volevo parlarvi dell'estate. L'estate è comunque adesso, comunque si sta avvicinando, stanno iniziando le prime giornate di sole, nonostante siamo a febbraio, stiamo iniziando a vedere già le prime giornate di sole, i primi spiragli che possa arrivare il caldo, no? E non posso fare a meno di domandarmi, ma questa situazione cambierà? Cioè io sto guardando, in questo momento c'è una storia mia mentre mi faccio uno sciottino sotto gli occhi. Cioè ho letteralmente una mia storia mentre mi sto facendo uno sciottino e che sono tornata a casa distrutta. Non distrutta, sono distrutta la serata con gli amici. E alla fine vai pensando, queste cose le potrai rifare oppure no? Io spero di sì, spero di poterle vivere anche migliori di come le ho vissute l'anno scorso, decisamente. Qua c'è le storie del compleanno del mio amico, che là avevamo fatto cacao, a un certo punto ci siamo messi tutti a piedi nudi a ballare, a twerkare in una terrazzina, così, ma proprio in maniera serena, e è stato così bello. Ve lo giuro, è stato bellissimo. È stato bellissimo. Mi mancano questi momenti di vita. Però questi qua sono già i momenti col Covid, quindi in queste storie sto vedendo tante mascherine, sto vedendo tante cose. Il che comunque rende triste. Perché alla fine dei conti, sì, tutti abbiamo vissuto questa situazione al... col Covid e tutto quanto, però se ci pensate, fino all'anno prima andavamo dove volevamo. Io mi ricordo che, cioè, l'anno prima, che era il 2019, io ero stata un mese in Grecia, per farvi capire, a lavorare, tanto mi ero andata a divertire, tanto sono stata via, sono tornata, non ho visto casa fino a settembre più o meno, cioè, sono stata tutta l'estate fuori casa. Fa strano, perché alla fin fine ti vengono anche a mancare queste cose. Io qua sto vivendo delle storie con due mie carissime amiche, che purtroppo attualmente non ci stiamo più di tanto sentendo per vari problemi, cose che sono uscite. Qua c'è la storia di mia... tutto quello che è successo in estate. Però manca questa situazione di vita. Mancano molto. Vabbè, le frecciatine mie, io quest'estate ero quella delle frecciatine, perché mi ero lasciata e quindi
lanciavo sempre le frecciatine all'ex. Infatti, devo essere sincera, un po' me ne pento. Cioè che sto appunto... Avevo voglia di condividere con voi, so che è una cosa stupida magari di questo video, non gliene fregherà mai niente nessuno, però avevo proprio voglia di condividere con voi questa situazione di vita qua. Molto semplice. Una situazione di vita di... Cioè, sono in camera, non sto facendo nulla, sto guardando le storie e sto vedendo una situazione che alla fin fine, qua mi ero rotto un dito. E sto vedendo letteralmente una situazione dove non... che non c'è più, è una cosa che non c'è più, cioè qua c'è la storia di mia amica che mi riprende mentre ero con le scarpe da tennis di mia zia perché ero scesa veloce da casa. Pazzesco come ti cambi la vita in un secondo. Veramente pazzesco. Poi c'è una storia con Mario, finalmente potremmo tornare a lavorare. Che bello. Perché allora so che molti di voi adesso mi danno questo video fa un po' noia di qualità. Però io posso assicurarvi che per me questo video ha molto senso, perché è una mia giornata veramente normale. Questa cosa qua mi succede un po' tutti i giorni, che io, come tutti, sto molto su Instagram, poi come su YouTube devo fare le storie per voi, comunque curo anche molto il mio profilo, quello personale, e ragazzi, ogni tanto mi capita di andare a guardare le storie in evidenza. Cioè non sono io, storie in evidenza, le storie, cioè. Storie vecchie. Allora me le guardo, tutto qua. Però è da tanto che non c'è una situazione di vita così normale, così bella, così fresca. Qua c'era la storia con una mia amica dopo un servizio fotografico e ci stavamo prendendo l'aperitivo con Mario per farvi capire. Ma una cosa meravigliosa. Una cosa davvero meravigliosa. C'ero io che mi ero vestita malissimo in questa storia qua invece perché dovevamo andare al mare. Cioè, anche semplicemente andare al mare tra amiche, prendersi il sole tutte e tre in topless in una spiaggia deserta, sono cose che alla fin fine un po' mi mancano. Un po' mi mancano, veramente. Perché era proprio quella situazione di vita in cui uno dice che bello, non hai... Sei tranquillo, stai bene, non hai nulla da fare. E sì! Sei lì, tranquillo, è estate, sei uscito, non ci sono le mascherine, ti sei preso il battello, sei andato al Lido di Venezia, ti sei presa la macchina, a Jesolo, ti sto vivendo l'aperitivo con gli amici e sei tranquillo, la tua birretta, l'aperitivo in spiaggia. Che bello, che mancanza, una mancanza pazzesca. Sto vedendo più allora, intanto devo essere sincera, non mi con una cosa perché ho visto più foto di aperitivi nelle mie storie che altro, ve lo giuro, sarà... Sono arrivata al 14 giugno, ho fatto tutti i giorni aperitivi, più di uno. Ho detto, madre mia! Bene, direi. Bene. Qua avevo usato il mio vestito preferito. Qua uno dei miei costumi preferiti. Qui avevo ancora le extension, tra l'altro, che poi le ho tolte. Una tipica domenica al parchetto con gli amici. Io ho una mia amica che purtroppo adesso vive in Francia, mi manca molto. Che stavamo facendo il TikTok quello là. Aspetta, ve lo faccio sentire. Va, mio bell'orto, ancora. Ah. Questo trend qui che c'era prima, c'era l'ubriacone che l'ho cantato io e il fattone che l'ha cantato lei. Ognuno poi va a ognuno si risponde da solo sul perché sono state scelte così le parti. E mi sono divertita in un modo pazzesco, ma anche in quella semplicissima e stupidissima situazione. Poi io mi ricordo che quest'estate, allora io, come sapete voi soprattutto, io sono una persona molto... particolari. Infatti quest'estate mi ricordo che a me è servita proprio per iniziare a usare queste cose. Aspettate che io ho l'artrite, eccola qua. Vedete queste cose che io sto indossando in questo momento? Se vi ricordate bene, la me dell'anno scorso, cioè mai nella vita avrebbe indossato una cosa del genere. Però io le ho indossate
Perché? Perché io per fortuna ho avuto a che fare con delle amicizie che con me sono... mi hanno aiutato a cambiare e migliorarmi, perché io ero sempre quella che non usciva di casa se non aveva trucco, parrucco, vestito, tacco e tutto quello comunque che era un minimo di presenza barra decenza. E invece queste persone mi hanno aiutato... No! Aiuto! Ma ti pareva che dovevo perdere la farfallina? E tutte queste persone, tutte queste situazioni mi hanno aiutato a cambiare appunto e migliorarmi. Perché appunto io non ho, cioè mai nella vita, voi lo sapete, mi sarei mai sognata io di prendere, uscire in tuta, ma non le avevo neanche penso, cioè non avevo, avevo solamente la tuta di pattinaggio io in armadio, che nemmeno era una tuta, erano dei leggings molto molto chic tra l'altro, quindi c'è proprio cose per me al di fuori dell'immaginabile, una cosa veramente per me impossibile. Cioè, uscire anche tipo struccata, vestita praticamente da spiaggia. Cioè, mai nella vita io l'avrei fatto. Struccata sì, perché io comunque struccata non, cioè, non mi vergogno ad andarci in giro. Mai stata una che si vergogna ad andare in giro struccata. Però perché io mi sono sempre struccata? Perché a me piace essere ordinata. Cioè, quella è la cosa che a me piace. Poi me ne frego che sono mezza struccata e tutto quello che ne va dietro. Per il resto, quella è proprio l'ultima cosa che a me va fregando, quindi molto 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 easy. Però sì, mi ricordo che appunto c'erano queste situazioni di vita qui, c'era la Serena Mancino che voi conoscete molto bene, che sono uscita anche con lei, è stata vicina in dei momenti un po' particolari. E sì, tutte queste situazioni qua di vita, mamma mia, che mi ero fatta 200 chilometri più o meno, e 200 chilometri fino a Ravenna appunto per andare al lavoro, e poi sono tornata indietro e c'erano i miei amici che mi stavano aspettando perché il giorno dopo siamo andati subito al mare. Io ero tornata, vi dico, alle... aspetta, ve lo dico subito, ero tornata alle 3 di mattina, cioè alle 2 di mattina, poi c'erano i miei amici, quindi sono stata ancora un po' fuori, proprio perché d'estate non si è mai stanchi, si scaricano male batteria. Poi ho preso e sono andata al mare. Quindi c'ero, non ero mai ferma. Poi mi pare che quella sera lì sono andata un po' ovunque. Eravamo andati dappertutto quella sera là. Ci eravamo portati dietro i trucchi, perché dopo la spiaggia dovevamo fare tipo serata, che però là i locali erano già mezzi chiusi, capisci? Quindi, what is the problem? Dove si va, dove non si va? Abbiamo detto, vabbè, andiamo al Gossip a Mira, che sicuramente qualcosa combiniamo. E anche la track ci siamo divertiti un sacco. Però sì, volevo proprio raccontarvi un po' la mia estate. Qua ci sono fatto da diva con gli occhiali vintage, tanto sole, cioè per farvi capire che non vedete un emerito ciuffolo voi così, giustamente. Cioè, ero letteralmente di colore. Amiche, amici, si girava, se non si girava. Mi ero anche levata le extension? Non ancora. O me le ero già levate? Non mi ricordo, aspettate che va a scorrere un po' avanti. Mi pare di essermele già levate qua a questo punto. Non mi ricordo dove avevo levato le extension. Sì, mi ricordo che con Sala il rapporto mio di Sala andava sempre meglio. Il rapporto mio di Sala è cresciuto tantissimo. Sala è il mio migliore amico. E lui siamo tanto legati. Siamo amici da 8 anni.
ma in quest'estate, con la scusa che io non sono mai andata, perché lui di solito era abituato che proprio io d'estate non mi facevo quasi mai vedere perché io letteralmente prendevo e partivo quasi sempre. Quest'estate, non potendo, ho iniziato a frequentare le persone che erano qui, quindi molto molto easy come cosa. E quindi con lui ci ho legato tantissimo e sono stata sempre di più con lui, sempre di più con lui. Poi ho fatto un'amicizia che per me era una delle più importanti e purtroppo è finita, anche se mi piacerebbe in qualunque modo poterla riacquistare. Bea, se mi senti, ti voglio bene tanto, mi manchi. Sto guardando le storie nostre. Conta una storia che eravamo io e te in macchina col povero Tommy dietro. Sì, sto vedendo storie con canottiere, pantaloncini corti. Io e la Bea che andavamo a lavare. Cioè, io che avevo combinato la Bea, la Bea voleva lavare la macchina. E io ho detto: faccio sostegno morale. Ho detto: ti faccio il video. Giustamente. Però sì, abbiamo fatto abbastanza cacao. Sì, siamo andate alle Dépendance, io, lei e la Vale, eravamo un trio bellissimo. Siamo andate a fare shopping, siamo andate in vacanza e è da lì che dopo purtroppo si è spezzato il tutto. Però spero che si possa riacquistare le storie con mio cugino, le storie di me con la coda mentre dovevo andare a lavorare, con la Erika e Super Chan. Ah, Gesù. La Erika è la... io e lei siamo legate tantissimo e stiamo amiche più o meno da 4 anni e mezzo. Qua c'era la storia, oddio che era praticamente, ve lo spiego. Perché allora vi voglio un po' raccontare appunto di quest'estate come la sono vissuta. E vi spiego praticamente, io e la Bea volevamo andare al mare il giorno dopo. E allora ho detto: cosa faccio? Quando la facciamo, la Bea mi fa: fermati a dormire da me. Di notte così. Aveva fame, abbiamo detto: facciamoci sai che bon, tipo a mezzanotte qualcosa. E quindi siamo fermati, mi sono fermata da lei, siamo mangiati sai che bon. Dopo siamo andate al mare, poi io sono andata al lavoro, sono uscita dopo il lavoro, uscivo direttamente con le amiche, andavo fuori, uscivo, andavo a Maiezzo, facevo shooting. Facevamo di tutto e di continuo. Tutti i miei outfit meravigliosi. Mi lodo e mi sbrodo da sola. I miei outfit meravigliosi. Una volta, tanto tempo fa. La festa di laurea della Beatrice Costantini, che era una delle Marie. Io e la Bea che eravamo andate vestite là, che ridere. Io c'erano tutte comunque vestite sì, eleganti, formali. Anche noi, solamente che io e lei avevamo un body di pizza trasparente addosso, oltre all'abbigliamento formale. Perché? Perché noi dopo volevamo andare a Villa Italia a ballare, giustamente. Dopo siamo appunto sulla festa di Villa Italia, dove ci divertiamo. Dopo io lavoro, io e lei a Venezia. Poi siamo, cioè, veramente siamo andate ovunque. Cioè, qua, io scorrendo le mie storie, vedo le prime unghie che ho fatto con la Lina, che sono stupende, che erano questo azzurro lilla meraviglioso. E c'erano, sì, tutte queste... cioè, la mia estate è stata un connubio tra lavoro e subito dopo lavoro, quando ce la facevo, amici. Quindi, lavoro, amici, amici, lavoro. C'era ancora il mio Ruby. Per chi non ci segue da tanti, io avevo un micio persiano che era l'amore della mia vita, era la mia ombra, eravamo uniti in una maniera pazzesca e purtroppo mi è morto l'anno scorso verso settembre, se non sbaglio. Comunque ci arriveremo anche a questo. Qua sono uscita con una ragazza, poi sono andata a lavoro, ho fatto le foto di notte al mare a Jesolo col freddo. Se no, mi ero levata l'extension, quindi avevo ricominciato a fare le treccine alla francese, che sono delle treccine che io adoro, solo che d'inverno fa leggermente troppo freddo per farle. Allora, spiaggia, Temptation Island, chi non lo guarda, guardate, può tranquillamente smettere di seguire questo profilo. Lavoro. E poi qui arriva...
Il 25 luglio, ragazzi. Segnatevi questa data. Bisogna segnarsi la data del 25 luglio. La mia vita da lì è cambiata. Perché sono uscita io e la Bea e dovevamo uscire con una coppia di suoi amici, un maschio, non stavano insieme. E io lì ho conosciuto la mia metà, che è con me tuttora. Io poi sono andata all'altra. E poi quella sera lì abbiamo fatto le 8 di mattina. Io sono arrivata qui alle 8 di mattina, mi sono fatta la doccia, vestita, cambiata e sono andata a lavorare. E sono arrivata a casa alle 2:30. Ho fatto after. Il giorno dopo sono andata a lavorare di nuovo. E poi sono andata in spiaggia, poi sono andata a lavorare. Alla spiaggia con il mio cuginetto piccolo. E poi ho programmato le ferie. Siamo andati a fare shopping prima di andare a fare le ferie. Perché ovviamente non puoi andare in vacanza se non ti sei presa le cose per andare in vacanza. Perché in realtà io le cose per andare in vacanza già le avevo, solo che appunto chiaro dimagrita avevo perso tutto l'anno prima, ora le avevo perse definitivamente. Dovevo comprare dei costumi nuovi, loro avevano detto vabbè andiamo da Primark, magari trovo qualcosa. Non ho trovato costumi, ho comprato tutt'altro, però devo essere sincera che ero molto molto soddisfatta. La seconda uscita con Leo, insieme anche alla Erika e Ale. Bacio sulla storia, io gli avevo rubato gli occhiali. Sì, un connubio di lavoro, caldo, mare, estate, amici, amicizie nuove, amicizie vecchie, di tutto c'è stato di tutto. Amore, odio, amicizia. Il sushi più buono del mondo, il sushi di Abano, ragazzi, veramente. Là i sushi di Abano, il sushi più buono del mondo, la prima canzone che lei ha scritto, cioè allora con Leo, il mio amoroso, fa canzoni, quindi praticamente quest'estate mi ero appena messa con lui e aveva fatto una canzone e allora dopo l'ha pubblicata e me l'avevo accompagnata in radio. E poi da quando sta con me ne ha scritte altre due, adesso esce la terza, quindi dopo tipo due annetti più o meno che non scriveva canzoni, quindi così averlo abbastanza segnato. Le storie che non caricano, lavoro, le ferie, e qua partivamo per la vacanza che è stata una vacanza bellissima, però diciamo che è stata anche molto triste perché ho perso una carissima amica, quello sì, diciamo che ho perso una cara amica. Spero di risolvere prima o poi. Io col cappello da strega in piscina, ma così sono andata in vacanza. Questa vacanza appunto è stata bella ma brutta, positiva ma triste. E niente, ci si è divertiti molto. La storia nostra in vacanza, tutte in pigiama che mangiavamo la carbonara, meraviglioso. Spiaggia. Amoroso, Tucano, la Beatrice che sciabolava col mestro, vari TikTok. La mia pancia estiva, che era una cosa pazzesca. L'unghia che ho perso quest'estate in vacanza, ho perso quest'unghia quest'estate in vacanza, mi era venuto il nervoso perché ero praticamente appena arrivata. E vi ricordo che sono tornata non nera di più. Perché cioè, quest'estate mi ero proprio fissata con l'abbronzatura. Avevo voglia di scurirmi tanto tanto tanto. E mi sono scurita tanto tanto tanto. La prossima quest'estate che viene invece penso di fare molto molto meglio, perché dovrò abbronzarmi ancora di più. Sushi, tanto amici. Sì, tanto sushi, tanto amici, tanto sushi, tanti amici. Però devo essere sincera, allora quest'estate non è che ha fatto questo particolare caldo, perché mi ricordo che le scorse estate praticamente la giacca non me la... cioè non sognavo nemmeno di portarmela via, invece mi ricordo che quest'estate, cioè se non avevi la giacca morivi. Quindi... amici, la spiaggia, partite di calcio...
ginocchio che non ce la fa più. Storie, cioè, almeno tu lo sto guardando, le storie della mia estate. Oh, devi raccontare un po' queste cose qua. Da vent'anni, come sempre. Avevo anche voglia di condividere con voi questa splendida estate che è stata. Altre unghie meravigliose che ho fatto tanto fa. Nere. I primi freddi. Cioè, oddio, i primi freddi. C'è una foto in cui sono in giacca di pelle, la foto dopo che sono in costume al mare. Non faceva già tutto questo caldo, però. L'ultima pizza che è stata mangiata fuori. Perché appunto dopo iniziava il freddo, quindi avevo deciso di andare a mangiare l'ultima pizza fuori. Io con i capelli di Leo e gli sbavo di continuo, con il suo telefono, mi facevo le storie, perché aveva i piedi di bello. Che denti, vari mostri del cinema, varie ubriacature, vari film, io alla finale di Miss Venice Beach avevo fatto dei capelli fantastici, non riesco più a fare uguali. La vita, la mostra del cinema, qua stava tra la mostra del cinema, che c'era lì che ero arrivata a casa e dicevo vabbè, per cambiarci come un saccoccio, perché ho dovuto portare tutti gli altri due a farsi le storie. Poi il video mi nessuno che abbiamo caricato dal cazzo di Miss Venice. Dopo le storie. Ma era un aperitivo, ci siamo divertiti, siamo usciti, ma non so che cosa. Io sono andata a prendere dei miei nonni, sono andata alla nave. Io con gli outfit più belli del mondo, che io tuttora non posso fare perché fa un freddo bestiale. Io in mille modi e più modi. Mille modi e più modi. Di continuo. 100 stili, 100 versioni. Il caldo, che bello. La montagna che già la aiutava per il freddo. Storie con amiche, lavoro, corsi di make up che ho fatto con quattro di YouTube, lavoro, e cibo dietetico, e foto da... e chi più ne ha e più ne metta. Ho fatto veramente di tutto, cioè posso dire che ho fatto tutto questo stato. Un giorno che siamo andati al lavoro, che abbiamo fatto tutto il mondo, continuato con il concerto, non me ne avrei neanche fatto queste storie. Io che ho fatto andare in tremata a Padova, che sono tornata a casa da mia moglie. Oddio, era anche iniziato il GF da poco, ragazzi, cioè era iniziato il GF e c'era ancora caldo quando è iniziato il GF, era ancora avanti, mamma mia. Pranzi dietetici, cose mie dietetiche di continuo. Ma io sono sempre stata con la dieta. Cose buone. Cammino, fai, prima. Il GF, perché ovviamente era per il GF. Cosa dei nonni, il battello. Il mio compleanno. Il mio amore mi ha portato a mangiare al Colombo. Mi ha mangiato bene, siamo divertiti un sacco, mi ha fatto un sacco di sorprese. Mi ha regalato la collana che mi collo ora. Che ci siamo ubriacati con un vino, che era fortissimo. Che ho fatto il... Che mai mi ha fatto il video per i miei 20 anni. Un traguardo, il giorno dopo io senza voce mezzo distrutto che ho ringraziato. Infatti dopo il giorno dopo mi sono dovuta prendere la centrifuga perché siamo vivo. Poi ho festeggiato il mio compleanno con gli amici. Insieme, ho il punto di stupido. Ok,
cosa per la punta. Pizza, perché abbiamo studiato il mio compleanno con tutti, con la saga su tutti quanti. Lavoro, 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 BU, mamma mia, ve li ricordate i video da BU, che belli. Giovedì ero morto di sonno, era appena tornato il periodo della stufetta, il 15 ottobre. Io dal 15 ottobre ti ritorno a usare la stufetta, quella per il bagno, ragazzi, perché fa freddo. E io da un certo punto della mia vita in poi, il 20 ottobre, avevo dovuto rompere. E io da un certo punto dell'anno in poi devo usare la stufetta. Cioè proprio è matematica come cosa, cioè io non riesco a non usare la stufetta. Però il 23 ottobre è arrivato ciò. Che era minuscolo all'epoca, mi ricordo che era veramente piccolo. E invece adesso è enorme. Il mio quadratino diventa gigante. Poi siamo andati a mangiarci l'ultima pizza a cena fuori, perché dopo hai iniziato il DPCM, lockdown, cose, tutto è iniziato a diventare più problematico e non abbiamo più potuto fare nulla. Tutto questo c'è già, è ancora ottobre. Madonna, ho appena guardato la foto di Choco Choco qua, la pettorina ti sta minuscola, adesso ti sta. Cioè quella pettorina ti sta minuscola, adesso ti sta minuscola. Lei che mi portava le rose, pranzi buonissimi, chi più ne ha più ne metta, vari lavori, ciò che cresceva nel frattempo. Io non mi ero mai accorta di quanto gioco fosse cresciuto. È vecchia. Mi ero mai accorta di quanto gioco fosse cresciuto. Lei che mi faceva regali, andava sushi, shooting, aperitivi, amore. La canzone di Leo, stamattino, le dicette. Ciocco quando avevo ancora l'orecchio giù. Perché voi dovete capire che il mio cagnolino ha avuto un periodo che l'orecchio non restava su, però lì questo coso riportava problemi uditivi. Quindi se non sarebbe tornato su con lo scotch, bisognava operarlo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e ora sta bene. I macarons, mamma mia, quanto amo i macarons. Se qualcuno vuole farmi un regalo, regalatemi macarons. Cibo spazzatura, freddo. Roma, non posso dirvi cosa sono andata a fare, ma lo scoprirete presto. Ci torno a casa, Roma giornata praticamente. Sono andata a partita dal pomeriggio e sono tornata la mattina del giorno dopo. I miei due amori che dormono insieme. Io che ovviamente dopo pranzo sono morta di sonno e via della lisizzetta. Io e la Choco è un dinosauro che abbiamo trovato all'Ikea. L'albero di Natale che era iniziato Natale a novembre, non abbiamo fatto la novembre. E abbiamo fatto bene a farla a novembre, perché noi a un certo punto abbiamo... Quindi, a un certo punto, vi dico esattamente da quando se volete. Il 3 dicembre abbiamo sofferto il resto. E siamo andati. Infatti non avevo più pubblicato storia, infatti le cose che ci portavano da mangiare, che facevamo le storie ripostate che pagavano un po' ricordi, varie cose. Ora siamo stati chiusi in casa. Sì, Natale l'ho fatto a casa, Capodanno a casa, tutto da soli praticamente. Da soli, abbiamo guardato, mamma ho perso l'aereo, abbiamo guardato un sacco di cose. Praticamente sì, fino al 31 dicembre ce l'abbiamo avuto, poi no, fino al 29. E poi siamo rinati.
quest'anno. 2021. Mi si è rotta l'unghia perché mi metto un po' il polso, cioè la nostra carica di tutte, abbiamo fatto la Befana. E siamo tornati tra virgolette a uno stile di vita più normale. Anche se non era tanto normale. Ah, le mie ultime unghie. Siamo addirittura di arrivo, Quindi ho iniziato la dieta, ho iniziato ad andare a correre, ho iniziato a riprendere un pochino, sono andata dalla Alice, ho fatto di nuovo la mia famiglia. Sicuramente è fatto un mese Covid, no, adesso speriamo che mi capisco, però sia sì, Covid. Ma adesso stiamo arrivando qua, sto portando Serena, ci sono state le Marie. Sulla piscina, cioè non è passato tanto perché sto vedendo appunto la quantità delle mie sorelle, sarà che un mese non ne ho fatte, però cioè boh ragazzi, cioè è finita, abbiamo parlato di da quest'estate fino a oggi, ho finito, cioè vi ho parlato, vi ho raccontato da quest'estate fino a oggi tutto quello che ho fatto tramite le storie, perché sono abbastanza smemorina io come persona, mi sento pure appiattito il sedere, devo essere. Sì, è stata una bella estate, un bel inizio del 2021, speriamo sia ancora un bel 2022, e che tutto il 2021 possa solamente darci serenità e magari qualche pandemia in meno. Io spererei effettivamente che quest'estate prendo e dico oh che bello, me ne vado 8 giorni a Dubai e non devo farmi il tampone, però posso dirvi, mi basterebbe già avere come traguardo il fatto di non dover più mettere la maschera, quello penso sarebbe un traguardo meraviglioso, questo sarebbe una cosa veramente veramente bella, sarebbe molto bella, non si può pretendere nulla dalla vita, però bene amici di Ferro Team, grazie per questa chiacchierata che probabilmente vi aveva solamente garotto le... Sto scherzando, so che mi volete bene. Continuate a seguirci sui nostri social. Sui nostri social. Continuate a seguirci sui nostri social. Non ce la faccio a dirlo. Continuate a seguirci sui nostri social. Oh, brava Giulia, ce l'hai fatta, 20 anni, a dire la parola social. Continuate a seguirci sui nostri social. E... morso un labbro malissimo sui nostri social, Instagram GD Ferro Team, TikTok GD Ferro Team, Facebook GD Ferro Team, e mi raccomando seguiteci per i nuovi contenuti, per nuove chiacchierate con me, seguite anche le nostre dirette e ci vediamo a un prossimo video, bacioni.